Ogni 25 novembre, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, facciamo il punto della situazione. Raccontiamo quali sono i numeri delle donne rimaste vittime, di violenza, non solo di natura fisica, ma anche e troppo spesso di natura psicologica. Snoccioliamo i dati, i numeri, ma raccontiamo soprattutto le loro storie. Come amministrazione comunale, cogliamo l'occasione però non solo di fare il punto della situazione, ma anche e soprattutto di ridare impulso a una battaglia che è tutta culturale ed è quella, necessaria per combattere, contro le discriminazioni di genere. In fondo, il sottotesto di ogni fenomeno di violenza è quello di una dinamica che è stratificata, secolarizzata nella nostra cultura, come rappresentano anche i ragazzi di Agita, il senso delle donne che possono essere sottomesse o dipendenti dagli uomini e il concetto di un genere maschile che può essere prevaricatore. Purtroppo nella nostra cultura ancora troppo spesso è ritenuto normale che una donna debba occupare posizioni di inferiorità rispetto ad un uomo. È ritenuto normale che si possa nominare, per esempio, una commissione che gestisce un'emergenza come quella del Covid, all'interno della quale ci siano solo componenti uomini e neanche una donna a rappresentare un qualche ambito del sapere, come a significare che delle competenze e delle capacità delle donne non se ne abbia bisogno per uscire da un'emergenza terribile come questa. Ancora oggi diventa normale pronunciare quella frase fatidica che se l'è andata a cercare quando ci si trova davanti ad una violenza magari di natura sessuale nei confronti di una donna. Questo perché si pensa che in qualche modo quella che dovrebbe essere senza discussione una vittima possa in qualche modo aver scatenato il comportamento criminale dell'uomo. Questo non è più accettabile, non lo è, ma stratificata nella nostra cultura ancora questa mentalità si riaffaccia ogni volta, anche nelle persone più giovani, nelle generazioni più nuove. È questa la battaglia che dobbiamo fare, perché per eliminare la violenza dobbiamo eliminare ogni forma di discriminazione di genere. Crediamo che questa giornata debba essere soprattutto dedicata a questo, a fare battaglie perché le donne possano rompere quel soffitto di cristallo che hanno sopra le loro teste e che gli impedisce di raggiungere ruoli di responsabilità, di raggiungere ruoli di potere o semplicemente di autodeterminarsi, di scegliere di essere libere per se stesse. Questa è la battaglia più importante e la sfida che abbiamo davanti e che non dura solo un giorno, ma dura ogni singolo giorno dei prossimi anni a venire, perché finalmente ogni donna possa essere libera e possa scegliere liberamente quello che vuole essere. Questa è la battaglia da fare e solo in questo modo potremo arrivare finalmente a eliminare quelle forme di violenza che sono ogni giorno perpetrate non solo in ambito domestico, ma spesso anche nell'ambito professionale o negli altri aspetti della vita. E per questo assume un significato che è un messaggio un po' al mondo, anche quel discorso post-elettorale di Kamala Harris, prima vicepresidente donna degli Stati Uniti. A prescindere dal suo credo politico, il fatto che lei ricoprisse quel ruolo ha assunto un messaggio vero e proprio, l'ha detto lei stessa. Sono sì la prima donna in questo ruolo, ma non sarò l'ultima, perché questo mio esserci rappresenta che è possibile. È possibile per una bambina in qualsiasi posto del mondo credere che può succedere, che questo può accadere. E quindi abbiamo bisogno di questi esempi per raccontare a ciascuna bimba di ciascuna parte del mondo che è possibile essere liberi.
Ehi, ehi, hai sentito di quella ragazza? Sanà. Aveva 25 anni e il padre e il fratello l'hanno uccisa, sgozzata, sacrificata, perché si era opposta al matrimonio combinato dalla famiglia. E quel figlio, Lorenzo, che ha ucciso sua madre, l'ha odiata. Non voleva rivelargli il nome di suo padre. Erano anni che le chiedeva quale fosse il nome del padre, ma inutilmente. In Calabria, Maria ha ucciso con una roncola il marito mentre dormiva. Non ne poteva più di quella vita fatta di maltrattamenti e soprusi. Da anni covava rancore. Non le aveva mai perdonato la morte violenta del figlio. Quanto dolore in queste tragiche vite. Ma da dove nasce? Da dove ha origine tutta questa violenza e tutto questo desiderio di vendetta? Ma com'era cominciato tutto? Ma com'era cominciato tutto? I greci, nella città di Aulde, insozzarono col sangue di Ifigenia l'altare della Vergine Diana. Appena le fu tolta la benda dagli occhi, la ragazza vide vicino all'altare suo padre Agamennone triste. E intorno a lui i sacerdoti che nascondevano la lama del sacrificio mentre tutto il popolo la guardava. Tutti non riuscivano a tenersi dal piangere. Muta, per il terrore, crollava a terra, in ginocchio. Non le serviva in quel momento essere la prima figlia del re Agamennone. Fu sollevata a braccia dagli uomini e condotta tremante all'altare, non per essere accompagnata con canti alle nozze, ma per essere, vergine com'era, vittima di un femminicidio sacrilego. Nel giorno stesso delle sue nozze, è immolata dal proprio padre perché fosse concessa alla flotta greca. Fausta e fortunata partenza. Per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per la libertà che le avete negato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la bocca che le avete tappato. Per tutto questo, in piedi, signori, davanti a una donna. La parola che secondo me andrebbe usata il 25 novembre, ma non soltanto,
per combattere la violenza sulle donne è cultura, perché la condivisione, l'informazione, l'istruzione sono la base per poter denunciare una violenza che non è giustificabile, una violenza che bisogna avere il coraggio di mettere davanti agli occhi di tutti. Quindi l'informazione deve partire dalla nostra età, dalle scuole, dagli insegnanti, per costruire un futuro di persone consapevoli e mai più vittime. Una parola che potrebbe contrastare la violenza contro le donne, a mio avviso, potrebbe essere il coraggio. Coraggio di denunciare quello che accade, quello che una donna subisce, avere il coraggio di andare da chi di dovere e denunciare quello che è successo, e soprattutto il coraggio anche di riappropriarsi della propria vita e di riuscire a vivere veramente. Sono dell'idea che per combattere la violenza sulle donne, ma qualsiasi tipo di violenza, sia necessaria un'educazione di fondo. Quindi per me la parola chiave è educazione, educazione all'amore, al rispetto, alla tolleranza, per fare in modo che si abbattano l'ignoranza, l'indifferenza, i pregiudizi maschilisti e misogini che ancora oggi purtroppo sono presenti all'interno della nostra società. La parola che vorrei utilizzare io è la parola comprensione, perché se l'uomo riesce a comprendere che una donna non è un oggetto o una cosa di superiorità e che non è inferiore a lui, ma addirittura a volte è il contrario, che si debba ricordare che grazie a una donna se lui è stato messo al mondo. Allora, io sento la libertà, perché se non è la libertà è un diritto che tutte le donne e gli uomini devono avere sempre. La libertà ce la deve avere tutti, perché è un diritto che ogni persona ha ed è fondamentale. Libertà. Dalle donne dobbiamo imparare una grande lezione, ossia come amare e come lasciarci amare da loro. Solo imparando a lasciarci amare potremo porre la parola fine a tutto ciò.